Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Dopo aver girato in lungo e in largo tra le vie del paese di ferro che abbiamo esplorato la volta scorsa, siamo tornati qui al palazzo. E quindi niente, dobbiamo proseguire per di qua, ragazzi. Per il momento non torno ancora al World. Voglio il giocatore di carte. Ma questo l'abbiamo già visto, sbaglio? Non so cosa sta facendo. Ma ragazzi, non è il tipo che ci ha dato il pennino. Scusi. Ma sembra lui. O è qualcuno che gli assomiglia? Dove siamo qui? Eccoci. Fatemi raccapezzare un attimo per capire se qua ci siamo già stati. Questo posto è un casino. In tutta sincerità, questo posto è un vero e proprio casino. Ah, ok, sì. Però sembra diverso il posto. Mi sembra più cupo. E qui dobbiamo ancora mettere sta... cacchio di maschera. Ah, l'abbiamo messa? Ah, ma ne manca una. Sì, ne abbiamo messo una, ragazzi. Ma l'altra ci manca. Secondo me è dietro una di quelle porte. Quella specie di giullare che ha tirato fuori le carte. Una carta raffigurava la faccia. Poi li ha mischiati e noi dovevamo seguire, mi sa, dove andava la carta con la maschera. Credo che sia questa, non ne sono sicuro, Proviamo qui, dai. In effetti, ragazzi, sì. Grande. Okay, sembra importante.
Mi è andata di culo, eh. Sono stato attento, fortunatamente. Oh. Ah, le altre porte si sono chiuse, ok. Tu mi dici qualcosa? No. Vabbè, abbiamo l'altra parte della maschera, quindi in teoria possiamo tornare indietro e aprire quel portone. Bossettino? Galleria maligna. No, per il momento non c'è nessun boss. Qui c'è il boss però, ragazzi, eh. Fai attenzione, creatura. Vuoi che ti trovi al cospetto di Feyrin, E l'Onnipotente? che cazzo sei? Sei Siamo tu. l'uccisore dell'unico vero re. Siamo il conquistatore di tutto ciò che sondiamo. In nostra presenza, tutti devono tremare e cadere. Ma tu, invece, non sei una creaturina strana e patetica. Temo che tu abbia proprio scelto la porta sbagliata, mio piccolo ratto. Eppure la curiosità non mi abbandona. Che cosa sei? Una specie di parassita No, deforme? sono un essere umano, vengo dalla Queste Terra. parole non significano nulla. Per Non conosci la Terra? la mia curiosità svanisce. Vabbè. Sei qui per uno scopo preciso? O devo schiacciarti per puro intrattenimento? Senti, bello, stai calmo. Sto cercando esseri dal potere enorme. Vabbè, sarà inevitabile, ragazzi, dovremmo batterla questo. È una minaccia, piccolo ratto. Vedo chiaramente nei tuoi occhi quello che vuoi fare a questi esseri. E non c'è nessun altro più potente di me. Ah, ma c'è uno che ci si avvicina. Un impostore che mi tormenta, che rivendica le mie azioni e la mia forza. Il suo nome è Feilin. Mi vede ora, mentre lo vedo anch'io. Quindi non posso affrontarlo, non in queste condizioni. Ma tu devi essere abile nel combattimento per essere arrivato fin qui, vero? Uccidilo. Adesso. Uccidi Feilin. Così ti guadagnerai la mia stima. E non è cosa da poco. Ma scusa, non ti chiami così tu? No, idiota! Io sono Feyrin, l'Onnipotente, il vero re dei Fei. Lui è un impostore e io farò in modo che venga eliminato. Lo troverai nelle sale alte, una sgargiante presa in giro della mia corte, poiché tutto ciò che lo riguarda è una presa in giro. Uccidilo e sarai ricompensato generosamente. Vattene, piccolo ratto. Perché sei ancora qui di fronte a me? Vabbè. Bene, non tornare finché è ancora vivo. Vabbè ragazzi, per il momento lo lasciamo in vita, dai. In realtà potevamo anche affrontarlo subito, ma...
Per di qua? Non credo. Quindi Faerin mi ha chiesto di uccidere Faelin, il re impostore. Dove sta? Mortale, ti do il benvenuto alla corte del benevolo e onnisciente Faelin. Io sono l'uccisore dell'unico vero re e il sovrano di tutti i fei. Rallegrati, mortale, perché pochi hanno il piacere di trovarsi in mia presenza. Ma è sempre lo stesso, ragazzi. Non sei un fey. Ma non porti con te l'inutile. Ha due personalità, praticamente. Ecco il fatto della maschera. È qualcosa di nuovo, vero? Dici anche l'armatura. Tu che cosa metà sei? Armatura è diversa rispetto all'altra. Vabbè. Proviamo. È così. Facciamolo pure, buonanotte. Ostacolare la tua ricerca di un ideale tanto ottimista. Cosa fai tu? Questo è tosto, eh. Non avevo torto sul tuo. Tazza di scherzo. Cazzo! Diamine. Non riesco a seguirlo, ragazzi. È stata razza di scherzo e questa. Che cacchio fa? Occhio. Non ce la facciamo, ragazzi. Madonna, che cazzo è successo? Hai fatto un errore, Madonna.
Via! Che... Oh, caputtana, ci blocchiamo dappertutto. Ricarica il fucile, Cristo! Cioè, non l'ha ancora ricaricato, eh. Non so cosa sta facendo, ma porca puttana. No! No, è morto, ragazzi, non è possibile. Siamo morti. Cuore dell'impostore. Segmento, ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato un segmento. Che bastardo che era. È stato caotico. C'è spazio. La borsa è piena. Sì, è stato caotico, ragazzi, come boss. Molto confusionario, in effetti. E ci ho messo un paio di tentativi, ma vi avrò lasciato solo il primo e quello buono, sicuramente. Sì, perché mi ha ammazzato un paio di volte, ragazzi. Però vi lascerò sicuramente il primo tentativo è questo. Però dai, non posso portarne più. È andata bene. È andata alla grande, in effetti. Come già detto, un boss parecchio caotico, però ce l'abbiamo. Dunque, quindi ora dobbiamo tornare al labirinto. Sì. Era qua, giusto? Qui c'era quel cubo gigantesco.
E qui c'è l'occhietto. L'occhietto bello. Ma scusate, non si passava da qui? Ah no, da qua giù. Consegniamo subito il segmento al custode. È cambiato qualcosa però. L'anomalia è tornata. L'indice è quasi completato. Serve un altro segmento. Lei sta bene? Sì. Il potere di Clementine stabilizza i regni non ancora inghiottiti dalla corruzione. Il nostro legame si rinforza. Lei è forte, è notevole, ma ha ancora dei limiti. Quindi ragazzi, ci serve un altro segmento. Bene. C'era un'altra porta, un altro passaggio che potevamo sbloccare, che potevamo accedere tramite una chiave, la chiave del portale dei biomi. Dobbiamo soltanto tornarci, ricordare dove stava, perché ma te la pesca. Torniamo indietro, magari ci ritorna la memoria, ragazzi. Ah, dovrebbe essere qua in teoria, da questo lato. È odioso questo qui, ragazzi. Si mette male. Cosa si mettono male? Ma che fai, zoppichi? Quanto lo odio questo qui, è la quarta volta che lo ammazzo. È sempre in mezzo. Eccolo qui, l'altro ingresso. Prigione dimenticata. E si prosegue per di qua, ragazzi. Qua probabilmente troveremo l'ultimo boss che custodisce il segmento. L'ultimo segmento. Però bello il posto. Ma ovviamente, ecco, Nerud, siamo qui a Nerud. Molto bene. Io direi di tornare al World. Vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Come...
Abbi cura di te. Allora, prima di potenziare ulteriormente le armi, possiamo tipo acquistarne una un po' più cazzotta? Adesso sì. Si... 125 ragazzi di danni. Munizioni massime 27. Tirapugni, katana. Perché quella che stiamo usando ora fa danni 105. Questa 125 senza averla potenziata. Ma è a colpo singolo. È a corpo singolo, ragazzi. Mannaggia. Non lo so. Cosa posso fare per te? Ma io continuerei ad andare con questo fucile. Mi trovo discretamente bene, dai, lo potenziamo. Siamo 119. 126. Ok, l'abbiamo potenziato al massimo. Sai dove trovarmi? In teoria. Ancora qui? D'accordo. Allora, vediamo cosa possiamo fare qua. Queste cose. Evoca tre frammenti di spada che circondano chi impugna l'arma. Fuoco stregato. Spara un proiettile altamente instabile che esplode lasciando una scia di terreno incendiato. Questa cosa, ragazzi, danno 120. Proviamo. Sì, sì. Ma è una mod, no? No, è proprio un fucile. Sapete che sono parecchio indeciso? Cioè, perché quest'arma non mi dispiace. Però abbiamo potenziato al massimo questa. Che fa 125. No, non è questa. Qual era? Questa, 140. Vabbè, poi le proveremo entrambe, dai. Perché questa qui l'ho potenziata al massimo. 140 di danno, vabbè. Ok, ci può stare. Ma sono curioso di provare questa, inganno. Ma anche questa qui che abbiamo acquistato, il sicario. Il problema è che ha un caricatore di un solo colpo. È quello il fatto. Dobbiamo valutare, ragazzi, dobbiamo valutare. Credo che tu non... Aspetta, davvero? Qui intorno si sono tutti molto preoccupati per lei. Sì, l'ho trovata. Non startene lì a chiacchierare. Dove si trova? È in un posto tra i mondi chiamato il labirinto. Sembra che tu abbia bevuto troppo tonico di dente di fango, lo sai, vero? È vero, lo giuro, okay, non è più sulla terra. Tornerà? Non lo so con certezza. Purché stia bene, immagino. Cioè, la conosco a malapena, ma sembrava in grado di fare scelte sensate. Quindi ora che l'hai trovata, intendi restare qui?
Devo prima salvare l'esistenza distruggendo Root nel loro mondo originario. Dico sul serio, che cazzo fai? Mi spiace. Boh, se la ride questa. Non posso credere che tutte queste parole siano nella stessa frase. O che ne abbia capite alcune. Che strane strade hanno intrapreso le nostre vite, eh? Senti, Bella, io sono qui per vedere cosa vendi, non per chiacchierare. Dai. Io non vado da nessuna parte. Sì. Mi raccomando, torna qui. Ok? Certo. Ti stai preoccupando per me? Cos'è a disposizione? Anello dell'ingannatore. Dopo aver seguito una scivolata, guarda la velocità di... Ferro. Vabbè, sì. Non ha mai nulla di utile. Donald parla sempre di andarsene, di navigare. Col cavolo che salgo su una barca. A volte sembri proprio Brad. Mi scusi, buon uomo? È lei che vende le armature? Sì, è lì. Non posso acquistare una mazza. Nel senso, la maggior parte di questi oggetti, ragazzi, non so a che serve. Allora, abbiamo questo che... Cristallo di luminite. Ma è tutto... questi sono materiali, ragazzi. Sì, è tutto materiale, Per creazioni, eccetera. E consumabili, invece, sono questi. A proposito di punti caratteristica, cosa facciamo? Ampiezza aumenta la dimensione delle aree d'effetto di un... Robustezza. Facciamo vigore, dai. Dicevamo, i consumabili sono questi. Questo è balsamo cerato. Ed è una medicina che cura la putrefazione dei root. Questo invece è un consumabile, ago fattato, che rigenera il potere del mudo, che le bende. Fonte della tranquillità, riduce oscillazione del reticolo. Ok. Una volta consumato, l'eroe viene trasportato all'ultimo checkpoint. Vabbè, come l'osso del ritorno. Pellet di Koara. Consumarlo per ripristinare all'istante 10% della salute massima. Interessante. Riduce il consumo della resistenza. Questo è un unguento. Cura la maledizione, aumenta la resistenza. Beh, abbiamo un po' di consumabili interessanti. Però forse qualcosina io l'acquisterei anche. Dove sta la dottoressa qui? Non posso dire di capire il vecchio Ford, ma lui non è mai contento qui. Cosa ti serve? Cosa lo perseguita? Glielo si legge negli occhi. Radice sanguigna. Ecco, un paio di queste, ragazzi, li acquisto, Ci si vede, viandante. Ok. Non ne ho ancora mai utilizzato. Forse una all'inizio, ma eravamo costretti. Per il momento sono sempre andato avanti con le tre cure del cuore di drago, quindi ce la siamo sempre cavata per il momento discretamente bene con queste tre cure e basta. Però qualche consumabile in più, anche quando veniamo colpiti da qualche malus, potrebbe tornarci utile. Vabbè. Desidero cambiare i vestiti, però non possiamo acquistare niente. E poi anche l'ultima volta che sono andato a guardare e potevo appunto acquistare qualcosa, ho acquistato solo la maschera antigas, perché tutte le altre cose non mi ispiravano tantissimo. E poi costano un fracco. La verità è questa. Costano un fracco. Togliamo la prigione, dai. Ah,
Oh yes. Ci affacciamo giusto un attimo per provare quest'arma? Che dite? Se magari becchiamo qualche nemico. Ma perché ho chiuso il portello? No, Bobo è rimasto dall'altro là. Ah, eccoti. Grande Bobo. E dai, che voglio ammazzare un paio di nemici, poi me ne vado. Poi stacchiamo, ragazzi. È giusto per provare quest'arma. Sono troppo curioso. Ah, minchia, non c'è nessuno qua. Che cazzo. Dai, la proveremo direttamente al prossimo episodio, ragazzi. La volevo provare adesso per curiosità, ma non c'è anima viva. Non voglio interagire con quell'affare perché non so cosa potrebbe succedere. Siccome si è fatta davvero lunga, stacchiamo qui. Ragazzi, voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.